presentata a Roma la 49esima edizione del Vinitaly, il più grande evento al mondo dedicato al vino italiano. Per Verona Fiere rappresenta uno dei momenti più significativi dell'anno e probabilmente anche uno dei momenti più emozionanti. E mi piace ricordare che proprio Mario Soldati, nell'inaugurare ormai quasi 50 anni fa la prima edizione di Vinitaly, ci evidenziò in quel suo percorso che aveva iniziato denominato Vino al Vino, come il vino faccia parte della nostra cultura, della nostra vita quotidiana, della nostra tradizione, della nostra anche passione. E credo che Vinitaly sia riuscito in questi anni, in questi 49 anni di lavoro, che l'anno prossimo saranno 50, e quindi cominciamo ad anticipare un po' l'obiettivo dei 50 anni, a creare questo clima, cioè a non essere solo una manifestazione dove si fanno gli affari, che ovviamente auspichiamo vengano fatti in maniera importante, sempre crescente, ma anche un momento nel quale tutti noi ci emozioniamo un po' per un prodotto che è un prodotto così importante, così anche identitario della storia del nostro paese. Ci fa anche piacere confermare che questa edizione di Vinitaly si presenta come una edizione di grande consolidamento anche dei dati espositivi. Siamo ad oggi oltre i 4.000 espositori, oltre le 4.000 presenze. L'anno scorso alla stessa data eravamo a 4.011, quindi crediamo di poter consolidare e confermare gli storici dati di presenza della manifestazione di successo, da già record del 2014. Anche sul lato dei metri quadrati abbiamo venduto oltre 90.000 metri quadrati, siamo a circa 91.000 metri quadrati e ovviamente voi sapete che poi la misura insieme ad Enolitec ed ad Agrifood e a Sol supera i 100.000 metri quadrati, quindi un aggregato veramente importante di dimensione dove il vino si esprime in tutte le sue capacità, in tutte le sue tendenze, ma si esprime anche una coralità con altri prodotti che sono contigui alla sua filiera. Per la prima volta un piano integrato di tutte le grandi filiere produttive italiane, per la prima volta un sistema, quello agroalimentare, al centro di questo sistema, di questo piano. E ovviamente dentro questa scena il vitivinicolo, il vino italiano come, come dire, re, portavoce fondamentale di questo lavoro. È chiaro che Vinitaly sarà l'occasione non solo per fare un check, diciamo, delle cose fatte, ma sarà l'occasione per lanciare nuovi obiettivi. E non penso solo ai 6 mesi di Expo. Come dicevo prima, penso in particolare allo sviluppo il più possibile delle nostre azioni di accompagnamento all'internazionalizzazione dell'esperienza vitivinicola italiana. Penso ancora al grande tema della semplificazione.